Ciao ragazzi, bentornati a Gioco con me, giochi per bambini. Allora, oggi vi presento articoli per Halloween. Ragazzi, ci stiamo avvicinando velocissimamente ad Halloween e quindi oggi vi propongo qualcosa di spaventoso. Ecco qua, manine e piedini per spaventare. Ovviamente mani mozze e piedi mozzi, pieni di sangue, già neri per la cancrena, con addirittura l'osso visibile, cioè pieno di sangue, sporco. Allora. Eccoli qua, tra l'altro sono mollissimi, cioè molto, come posso dire, molto gommosi, insomma, cioè mi fa schifissimo toccare l'osso, va bene. Però la sensazione è proprio quella di mani vere, ragazzi, cioè è proprio così. Mio Dio. E poi c'è questo nero grigio tendente al nero che va già in cancrena, che veramente mi dà ansia. Poi le unghie sono così realistiche. Aiuto. Vedete, sono gommosi come vi dicevo prima, molto lisci e realistici, perché la mano potrebbe veramente essere una mano normale, come anche il piede. Vedete che sotto sono color pelle ancora, e però sopra appunto hanno questa cancrena evidente con veramente, guardate il taglio, mi fa schifissimo ragazzi, mi fa schifissimo. E quindi insomma è già una prima idea per Halloween. Vorrei sapere voi cosa farete ad Halloween, se avete già dei party in programma, delle feste, se sapete già come vestirvi, se sapete già che scherzetti fare, perché per esempio con queste manone potreste fare uno scherzetto, no? Cioè piacere, piacere, e poi si stacca la mano, no? E ci si rimane un po' così, un po', boh, come dire, sorpresi, ma non so se il termine è giusto. Comunque appunto sono molto curiosa di leggere cosa farete, da cosa vi vestirete, che scherzi farete. Sapete che ogni anno quando si avvicina Halloween ve lo chiediamo, e chiaramente anche quest'anno. Insomma, davvero realistica questa cosa, e chiaramente continueremo a farvi vedere articoli per Halloween e man mano ci avviciniamo, quindi chiaramente in queste settimane vi inonderemo di scherzi vari, oggetti vari per questa festa un po' horror, un po' spaventosa. Insomma, spero che questa prima occhiata a questi articoli vi abbia fatto piacere, vi sia piaciuta. Guardate la mano quanto è realistica, incredibile. Comunque, che vi sia piaciuta, ditemelo con un like se vi è piaciuto, oppure, come vi dicevo prima, scrivete nei commenti un po' le vostre idee. Cosa farete, insomma, se avete già organizzato qualcosa. Io vi mando un bacione e vi do appuntamento alla prossima.